Ciao amici, sono Marchio Picci. E da qualche giorno sono Marchio punto F. A partire da Punci Punci. Ehi, sono Marchio Picci. L'avete sentita anche voi? Su voci.fm radio Sento le voci con Marco Picchio. Puntata di mercoledì 20 aprile di Sento le voci qua su voci.fm radio. Sono Marco Picchio, eccomi qua pronto anche per oggi per stare in vostra compagnia per i prossimi 60 minuti, riempiendoli chiaramente di musica, la bellissima musica di voci.fm radio e di notizie riguardanti il mondo della voce. Non so in che orario state ascoltando, ma sappiate che c'è anche una replica della trasmissione tra le 18 e le 19. Sento le voci su voci.fm radio. Novità in radio, esattamente a Diso Radio, al via già da domenica scorsa, 17 aprile, giornata di Pasqua, un nuovo appuntamento quotidiano di Diso Radio dedicato alla spiritualità e condotto da Monsignor Paglia, arcivescovo e presidente della Pontificia Accademia per la Vita. L'appuntamento su Diso Radio è ogni giorno alle 7 del mattino, appena dopo i titoli del GR. Per 3 minuti Monsignor Paglia coinvolgerà gli ascoltatori in una riflessione sull'attualità del messaggio evangelico. Nella prima puntata, appunto quella di Pasqua, sono stati proposti brani del Vangelo di Luca. In particolare, in occasione della Pasqua, è stato citato l'incontro di Gesù risorto con i 2 apostoli smarriti e delusi sulla strada che conduce ad Emmaus. Quindi un appuntamento quotidiano per chi fosse interessato su Iso Radio intorno alle 7 di ogni mattina. Sento la voce podcast con Marco Picchia. Con Marco Picchia. Siamo così arrivati a mercoledì, la puntata, diciamo, la terza puntata della settimana, che poi è la seconda questa settimana, perché io lunedì non c'ero in onda, ma lunedì era festa. Adesso voglio anche ricordarvi l'appuntamento di domani, di giovedì, con Alfredo Porcaro, che torna dopo le vacanze pasquali, quindi ci racconteremo anche delle belle magnate e delle grigliate fatte il giorno di Pasqua e Pasquetta. Ma principalmente l'obiettivo è quello di parlare di radio, quindi con un argomento che adesso non abbiamo ancora definito, ma che faremo tra oggi e domani senza nessun problema, e che tratteremo qua in diretta su voci.fm radio, quindi come sempre ogni giovedì all'interno di Sento le voci. Sento le voci podcast con Marco Picchia. Su voci.fm radio Sento le voci con Marco Picchi. Radio, radio e ancora radio. Anche quest'anno Radio Picco è media partner di Percorti e Cascine, manifestazione che, giunta alla sua 25esima edizione, offre a tutti l'occasione di avvicinarsi alla campagna mantovana e riscoprire le aziende agricole del territorio. Questo è il periodo giusto, poi, no? La primavera, la rinascita. La giornata di fattorie e porte aperte quest'anno è per dare a tutti i partecipanti la possibilità di viversi l'evento in sicurezza. Si svolgerà in 2 giornate, quindi domenica 15 e poi domenica 22 maggio. Dalle 9 alle 19 sarà possibile riscoprire la maestria contadina e le produzioni tradizionali nelle varie aziende agricole aderenti, e sarà anche un'ottima occasione per arricchire le dispense acquistando i prodotti direttamente in loco. Chi lo desidera potrà anche fermarsi per il pranzo o trascorrere lì la notte. Pensa che bello, no? Con gli agri picnic, che permetteranno di mangiare prodotti agricoli del territorio all'aria aperta. Come diciamo entra Radio Picco in questa cosa? Come ogni anno, la collaborazione della radio si traduce in un contest fotografico, la bellezza della vita in campagna, e quindi bisogna scattare una fotografia alla miglior risata della giornata, immersi tra animali e natura, con i prodotti del territorio e i contadini presenti. Postarla sulla pagina Facebook di Radio Picco e poi taggare il consorzio agrituristico mantovano. L'autore dello scatto più originale vincerà una cena per 2 persone in una delle aziende aderenti. Insomma, veramente una cosa molto molto carina. Sono Marchio e punto.
su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. Attenzione, attenzione, cambio di LCN da alcuni giorni per Radio Norma TV in Puglia. Come tutte le emittenti locali del territorio, le nuove numerazioni del digitale terrestre hanno coinvolto anche la Visual Radio della Superstation pugliese. Quindi la nuova posizione sul telecomando è il canale 11, che è un ottimo canale, ragazzi, cioè voglio dire è un canale privilegiato l'11, che va a sostituire il precedente 19. Invariata resta la numerazione su Sky, quindi 730, mentre su TV Sat l'emittente non ha un LCN specifico ed è ricevibile oltre il canale 1000. Quindi ricordatevi, canale 11 e non più 19 per Radio Norma TV in Puglia. Sento le voci su voci.fm radio. State ascoltando Sento le voci, questa è voci.fm radio, la radio che dà voce alla voce, ma tutto nasce chiaramente da voci.fm, quindi è classico, consueto invito a dare un'occhiata almeno una volta al giorno, 10 minuti quando avete un attimo di tempo per rilassarvi, al nostro magazine che come sempre contiene tante notizie, tanti speciali, tante interviste a personaggi del mondo della musica, dello spettacolo, del doppiaggio, della radio, insomma è veramente è un consiglio che ci esce dal cuore, ogni giorno un'occhiata dovete darle. Poi perché no, se avete qualche minuto in più andate anche a ritroso, perché magari vi siete persi qualcosa e troverete sicuramente qualche contenuto interessante. Quindi mi raccomando, magazine di voci.fm. Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio. E così chiudiamo anche la puntata di oggi, mercoledì 20 aprile 2022 di Sento le voci su voci.fm radio. Quindi grazie per esserci stati. Chiaramente l'appuntamento è per domani, si parte come sempre dalle 12, o se volete potete ascoltarci in replica dalle 18 alle 19. Un bacione da Marco Picchio, ciao! Su voci.fm radio sento le voci con Marco Picchio.